infatti questo è il primo appuntamento con il telegiornale di QuiBologna.tv, avete visto qui BOTG, noi vi terremo informati tutti i giorni con quello che riguarda la cronaca, l'attualità, lo spettacolo, lo sport, con un TG sportivo appositamente realizzato per voi. Andiamo subito a raccontare le vicende di questa giornata, oggi lunedì 7 gennaio. Politica. Con l'avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative continua la querelle per capire quali saranno le forze che scenderanno in campo e soprattutto la corsa per accaparrarsi le prossime candidature. Tra questi Giovanni Fabia e Federica Salsi, i due ribelli del Movimento 5 Stelle che al momento stanno dimostrando qualche incomprensione territoriale. Il consigliere regionale si sente combattuto nel prendere una decisione tra il continuare il suo impegno all'interno di un simbolo, di cui si sente in qualche modo promotore e artefice, e dover prendere decisioni invece diverse da quelle che sono realizzate, sono state create in base ai suoi ideali. Diverso invece il rapporto di Federica Salsi, che ha dichiarato apertamente di non voler scendere in politica. In questo momento, con il benestare di Antonio Di Pietro, comunque c'è l'avvicinamento della lista IDV con Antonio Ingroia per cercare di convincere i due dissidenti. Viabilità cittadina. Fa ancora discutere la scelta e la conferma del primo cittadino Virginio Merola di confermare nei weekend il T-Day. Tra favorevoli e contrari, tra associazioni di categoria che lamentano un danno agli esercizi locali e cittadini che ritengono le aree coinvolte rigenerate, si continua a parlare di un provvedimento che potrebbe ulteriormente svilupparsi e ulteriormente far discutere, e cioè la realizzazione di marciapiedi allargati per far sì di fatto di concedere alla TIPER l'accesso alle strade attualmente limitate al traffico. L'unico dubbio è legato all'ottenimento delle risorse necessarie per provvedere eventualmente a questi lavori, di fatto questo rimane il problema più gravoso. Festa nazionale della bandiera. Sarà il presidente del Consiglio Comunale Simone Allembi a rappresentare la nostra città in occasione della festa nazionale della bandiera che si terrà questa mattina a Reggio Emilia con il ministro degli interni Anna Maria Cancellieri, già commissario straordinario del nostro comune. Le celebrazioni proseguiranno fino a serata, quando al Teatro Ariosto le orchestre giovanili e gli archi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnuovo nei Monti si esibiranno sotto la direzione dei maestri Gabriangela Spaggiari e Gaetano Nenna. Mala sanità alla bolognese. Continuano le polemiche dopo la morte di Gino Bragaglia, le cui esequie si sono svolte questa mattina. Lo sfortunato pensionato di 86 anni, trovato esanime nel vano scale dell'ospedale Malpighi Sant'Orsola. Ancora sconosciute le cause di come il paziente abbia potuto superare le barriere della porta antincendio, con l'allarme inserito, probabilmente non sentito dal personale presente, impegnato, come dichiarato dal direttore sanitario Mario Cavalli, in un'urgenza di reparto. Bragaglia si è allontanato presumibilmente alle 5:30 circa del mattino ed è stato ritrovato poco dopo le 14 dal figlio. 22 anni per non dimenticare. Momenti emozionanti e toccanti hanno accompagnato la deposizione della corona in onore e ricordo dei caduti di via Casini al pilastro, e cioè Andrea Moneta, Mauro Mitilini ed Otello Stefanini. Il sindaco Virginio Merola ha dichiarato alle nostre telecamere quanto sia importante la presenza della politica nel tessuto cittadino per vedere di risolvere problemi che sono importantissimi per il nostro paese. Particolare quest'anno, viene rinnovato con la consapevolezza che sia 8 minuti l'uno a fare un tortellino. Però io non faccio. Dicevamo prima con Malagoli, che lui era cittadino loro di San Leonardo, che la politica poi ha contribuito a far chiarezza anche su queste cose. È importante che la politica ha una funzione fondamentale nel tessuto dei cittadini. Si può affrontare la politica che si occupa di questi problemi che abbiamo in città e abbiamo avanti. È importante che la politica sappia però tornare a fare la politica. E per concludere, viaggio Izzo alle celebrazioni. Sabato e domenica il Teatro delle Celebrazioni ospiterà l'artista napoletano con lo spettacolo Tutti con me, un intreccio di personaggi di teatro, cinema e televisione che si intrecciano nella storia di un giornalista e di uno responsabile di palco che riempiono la scena. Personaggi che improvvisamente riempiono la scena e danno vita a una sitcom dalle tinte gialle, divertente. Prossimamente vi informeremo delle programmazioni teatrali di Bologna per una nuova trasmissione che lanceremo dal titolo Gente di Teatro.
È tutto per oggi per il nostro TG, vi rimando all'appuntamento con il TG sportivo che vedete a breve e noi ci vediamo domani. Grazie.